io bellissimo, è stato il primo anno che ero a Catania, il primo anno quando ero qui ero in eccellenza, ho fatto 10 gol e poi insomma ho iniziato lì a giocare calcisticamente a Catania, quindi ricordo molto molto bello. E lui, Luca Bracciolano, l'ultimo colpo di mercato dell'Atletico Catania. Bomber per mestiere, Bracciolano da domani tornerà ad indossare la maglia blu e darà sicuramente un grosso contributo in fase offensiva, componendo con Ventura una coppia d'attacco con i fiocchi. Si mette l'abito da cerimonia dunque la squadra di Richichi, che domani debutterà ad Avola contro l'ostica formazione locale. Bracciolano partirà dalla panchina nel 4-3-3 di Richichi, che dovrebbe vedere l'esordio di Conti, già lo scorso anno all'Atletico, rientrato dopo un periodo di assenza. Assente Pitatella per problemi familiari, le chiavi del centrocampo saranno affidate a Minutola, che sino ad oggi, a causa di una squalifica, non ha potuto mai calcare il Prato Verde. In difesa, ballottaggio in 4 per due maglie, dovrebbero trovare posto Mertoli e Leonardi, confermato il tridente offensivo. A centrocampo Scaravilla in ballottaggio con Pacini. L'ultimo precedente ad Avola, ne stiamo vedendo le immagini, fu 1-0-0 nello sfortunato torneo di eccellenza. Ma ecco gli umori dello spogliatoio atletista. Per quanto mi riguarda dobbiamo giocare a calcio, quindi dobbiamo mettere qualcosa a livello fisico, smaltire qualche carico di lavoro e cercare di iniziare ad avere una nostra identità su quelle che sono la palla a terra e i cambi di gioco. Per me è una regola e spero di trovare i meccanismi giusti nel modo più breve. Faremo bene, ne sono certo, con un nuovo mister abbiamo ritrovato la serenità. Ma questa è una società storica, quindi stare qui è una bella sensazione, anche perché c'è una bella società, quanto ho visto, e poi un ottimo allenatore. Noi siamo pronti a fare subito battaglia, perché ci vogliamo mettere tutti in luce, quindi sarà per l'anno abbastanza brutto.